Buonasera amici di Dopocena, benvenuti a questo appuntamento. Questa sera parleremo di salute, ma di salute che non riguarda soltanto dal punto di vista organico il nostro corpo, ma anche la nostra psiche, quindi ci occuperemo della nostra mente. Parleremo di ansia e in modo particolare degli attacchi di panico. Pensate, 10 milioni di italiani soffrono del disturbo d'ansia, dell'ansia in generale. Però l'ansia contempla tante sfaccettature, tante sfumature. Noi vogliamo focalizzarci sul disturbo dell'attacco di panico, che è una patologia importante. Lo vogliamo fare con l'ausilio di una dottoressa che è qui nei nostri studi. Io la saluto subito, la dottoressa Sabina Goadi, psicoterapeuta e psicologa. Allora, buonasera. Dottoressa, buonasera, grazie per essere qui con noi. Affronteremo un argomento molto articolato, molto particolareggiato anche. Sì. Partiamo subito da una definizione con la quale vogliamo subito introdurre l'argomento e ragionarci sopra. Allora, sono più le cose che ci preoccupano di quelle che ci danneggiano e noi soffriamo di più per il timore che per la realtà. Questo era Seneca. Sì. Allora, dottoressa, partiamo da questa considerazione che faceva Seneca. Sì. Secondo me è una considerazione molto molto realistica, perché parla nello specifico e tratta quello che è la sintomatologia ansiogena. Cioè, che succede quando una persona ha ad esempio un attacco di ansia? Percepisce pericoloso quella situazione o quell'elemento che sta vivendo nella sua immaginazione, ma nella realtà questo non c'è pericolo, ok? E penso che Seneca in questo senso l'abbia molto sintetizzato e ce lo riporti in maniera molto chiara. E quindi, insomma, il timore di ciò che accadrà è quello che più che altro ci crea pathos, ci crea l'appunto ansia. Sì, allora, lei ha perfettamente ragione, il timore di quello che avverrà. Che avverrà. E allora definiamola l'ansia, no? Vediamo qual è la definizione per antonomasia, appunto. Sì. Allora, l'ansia ha come definizione quella di essere una reazione istintiva di difesa ad un allarme che anticipa un possibile e potenziale pericolo. Qui però vorrei sottolineare, fare così come c'è nel nostro schermo, una definizione, una differenza. Esiste un'ansia adattiva, cioè un'ansia amica, ed esiste invece un'ansia nemica, cioè disadattiva. Ti faccio un esempio. L'ansia amica è questa, ipotesi: io fra 2 giorni ho un esame e ascoltando la mia ansia, quindi la mia preoccupazione rispetto a questo evento, mi attivo, studio, mi preparo, eccetera, eccetera. Diverso invece sarebbe se sento l'ansia e rispetto a questa ansia diventa un'ansia che mi blocca, quindi oddio, c'ho l'esame, oddio, come devo fare? E non mi attivo, non mi prodigo nel fare, ok? Quindi è un'ansia, in questo caso l'ansia nemica, un'ansia che blocca. Ecco, quindi siamo, diciamo, un po' agli antipodi, sì. No? Definiamo ansia, però una è un'ansia che ci procura lo stimolo, ci mette in moto, sì. Accende il motore. L'ansia invece è l'ansia cattiva, è quella che invece ci impedisce di fare la nostra normale attività quotidiana, il nostro esame, se dobbiamo andare a fare l'esame. Sì. Mi permetto, Lino, di distinguere. Nella mia esperienza professionale c'è questo definire l'ansia come buona o come cattiva. Mm. Io mi sono un po' tolta da questo perché altrimenti il rischio è quello di definire cattivo qualcosa che fa parte della parte emotiva. Mi piace più pensare che c'è un'ansia amica, quindi un'emotività che ci aiuta, e un'emotività invece che diventa un po' ostacolo, quindi nemica in questo senso. Quindi parliamo di amici e nemici, così non ci possiamo sbagliare. Perfetto. Allora, siccome l'ansia è un mare magnum nel quale sono contemplate tante cose, in questa slide che ci hai portato sono contemplati tutti gli aspetti dell'ansia. Sì. Sì, è giusto? Quando tu prima dicevi che in Italia soffrono 10 milioni di italiani, soffrono di ansia, quindi 1 su 6, diciamo che questo dato rientra all'interno di
tutte queste diagnosi, quindi molto vaste. Nello specifico questa sera non andremo a fare il pelo ad una, sì, piuttosto che all'altra, penso che non abbia senso, però diciamo a titolo informativo queste sono tutte le, diciamo, i disturbi che rientrano all'interno dell'area ansia. Ecco, quindi l'area ansia è un'area molto molto vasta, ci sono tante sfaccettature, sì, anche di uno stesso problema, sì, e di una stessa patologia. Sì, sì. Per esperienza, parlando anche con altri tuoi colleghi, è venuto fuori che ci sono dei paletti ben precisi nei quali incanalare una diagnosi di ansia, quindi sono una serie di disturbi, sono una serie di momenti che si ripetono nell'arco di un tot periodo di tempo, quindi insomma non è che se noi, come dicevamo prima, abbiamo un attimino timore di affrontare qualche cosa, ci abbiamo l'ansia. No, cioè ci sono dei segnali che voi come terapeuti individuate precisi per fare una diagnosi, giusto? In questo senso sì. Cioè, riporto un piccolo esempio riprendendo questa slide. Tutti questi disturbi d'ansia sono ripresi da quello che io chiamo un po' la Bibbia per gli psichiatri e gli psicologi. Bibbia perché? Perché è un manuale all'interno del quale sono descritti in maniera molto precisa tutti i sintomi e le relative patologie dal punto di vista psichiatrico e psicologico. Condivido con te che l'ansia che la ragazza o il ragazzo può provare nell'affrontare un esame è un'ansia sana, cioè ci mancherebbe che non ci fosse, non rientra all'interno di un disturbo d'ansia più strutturato, quale può essere quello definito all'interno del DSM, quindi di questa Bibbia, di questo manuale. Però ecco, volendo individuare determinati sintomi che tu nella pratica insomma quotidiana rilevi dai pazienti che vengono da te, c'è un dato che insomma di cui abbiamo discusso poc'anzi, che è il vissuto del paziente. Ragioniamo su questo concetto, che è importante, che capire che cosa è il percepito del paziente e il che cosa poi è un libro scritto sul quale ci sono elencati dei sintomi, insomma. Sì, hai pienamente ragione, Lino. Cioè, nella mia pratica professionale quello che io riscontro è che la persona arriva definendo cioè l'attacco di panico. E quello è un vissuto. Poi andare a vedere se realisticamente tutti i segnali, tutti i sintomi che ha rientrano all'interno di questo manuale, fondamentalmente a me personalmente mi frega o non mi frega, nel senso che nella mia pratica quello che diventa importante è valorizzare, permettere l'espressione del vissuto della persona, perché se la persona percepisce di avere o definisce di avere l'attacco di panico, evidentemente percepisce quella sensazione come terribile, punto. Poi che lo sia a livello reale sul libro, Effettivamente lascia un po' il tempo che trova, anche perché penso che soltanto uno solo di questi sintomi che vengono insomma elencati nella Bibbia, nel DSM, come insomma cause dell'ansia, se solo uno di questi non ti fa uscire di casa, è inutile che ne hai tre o quattro o cinque, basta uno, giusto? Assolutamente. Ecco. E quello che poi, rientrando all'interno del discorso della percezione, del vissuto della persona che ha l'attacco di panico, è una sensazione terribile, terribile. Io non l'ho mai provata, ma dalla descrizione che mi hanno fatto le persone che ho avuto l'opportunità di seguire in studio, è una delle esperienze più brutte che si possano vivere nel corso della vita. Ecco, la regia ci propone l'altra slide che parla appunto di attacchi di panico, che è una patologia che rientra nella grande famiglia dell'ansia. Ecco, definiamolo, perché vogliamo un attimino in questa puntata focalizzarci su questo aspetto. Io
dico subito a favore anche dei nostri telespettatori che la dottoressa Godi sarà anche ulteriormente nostro ospite, quindi dopo vi darò anche i riferimenti, perché se avete domande sull'argomento che stiamo trattando questa sera sarà carino poi vedere la risposta dei telespettatori, quindi questo lo dico, per cui non è che andremo ad esaurire tutto questa sera tutto quello che è la competenza della dottoressa Godi. Sarò a disposizione. Ecco, è che la cosa ci rende felici. L'attacco di panico, definiamolo, perché è una, insomma, è una centralità di quello che è la tua attività di terapeuta. Sì, allora l'attacco di panico ha una definizione e l'ho ripresa da quello che è il manuale. L'attacco di panico è una manifestazione di ansia estremamente intensa, imprevedibile, breve e transitoria. Si calcola che un attacco di panico può durare massimo 10 minuti, i 10 minuti più brutti della vita di una persona. Immagino. Sì. A questo proposito, sempre diciamo il manuale suddetto, fa una distinzione con o senza agorafobia. Cioè, che cos'è l'agorafobia? È l'ansia o l'evitamento verso luoghi o situazioni dai quali sarebbe difficile o imbarazzante allontanarsi. E qui c'è una, voglio aggiungere una caratteristica. La persona che ha vissuto, esempio, al supermercato l'attacco di panico, percepisce come fortemente imbarazzante il fatto che, ad esempio, possa cadere a terra lì, in quella situazione, per cui in maniera istintiva dice non vado più in quel supermercato, evito. No? Evito la situazione che potrebbe portarmi all'attacco di panico e quindi le condotte evitanti. Esatto. Mm-hmm. Quindi l'agorafobia che cos'è? Può esserci come non esserci. Se c'è è un sintomo, cioè la persona percepisce che se va ad esempio al supermercato, oddio, come faccio ad andare via? Come faccio a evitare quella situazione imbarazzante? E quindi adotta tutta una serie di condotte, di comportamenti che si chiamano evitanti, cioè evito lì, evito là, perché... Certo, una volta che uno ha capito qual è la situazione o quello che si andrà a verificare da lì a breve che può fargli scaturire l'attacco di panico, appunto cerca di evitarlo, però non è che insomma, si può evitare all'infinito questa cosa. Insomma, voglio dire, è un gatto che si morde la coda, nel senso che si può ricorrere una prima volta, ma dopo, voglio dire, purtroppo si può arrivare anche a veramente avere una quality of life praticamente nulla, zero, la qualità della vita vicina allo zero. Sì. Allora, qui sono elencati dei sintomi che ti aiutano a fare una diagnosi, giusto? Sì. Li leggiamo, allora palpitazione, tachicardia, sudorazione, tremori o grandi scosse, sensazioni di soffocamento ed è, io ho messo anche l'immagine, solitamente la persona che ha attacchi di panico percepisce proprio questo senso di poco... riesce a fa fatica a respirare e poi la mano al petto perché percepisce dolori al petto che molto spesso confonde con l'infarto, quindi la paura proprio di morire. Esatto. E a seguito di questo, di questi segnali del corpo, poi che fa? Va al pronto soccorso solitamente, quindi con questa grossissima agitazione, grossissima ansia va al pronto soccorso. Altri sintomi sono la nausea, disturbi addominali, sensazioni di sbandamento, di instabilità, oppure anche di svenimento, di derealizzazione, che significa non mi sembra di essere lì in quella situazione. Che ne so, sono al supermercato, ma oddio, ho perso un attimo i riferimenti, non mi sembra di essere lì al supermercato. Oppure di depersonalizzazione, cioè, oddio, chi sono?
perdo un po' le coordinate rispetto a me stessa, paura di perdere il controllo o di impazzire, paura di morire, sensazione di torpore o di formicolio, brividi e vampate di calore. Questi sono, diciamo, i sintomi più classici. Poi è anche vero che la persona con l'attacco di panico non li ha tutti, ecco, ne ha alcuni. Esatto. Okay? Quindi non sono tutti contemporaneamente presenti. No. Cioè, può essere uno di questi o alcuni di questi. Sì, diciamo che secondo la Bibbia, che ho detto prima, secondo il manuale, per diagnosticare un attacco di panico vero e proprio bisogna avere 4 o più di questi sintomi. Ecco. Se la persona ha meno di 4 sintomi, si parla di attacchi paucisintomatici. Mm. Però, come dicevamo prima, cioè la persona che arriva con l'attacco di panico ha veramente avuto una gran paura e non li vuole più avere, quindi è importante valorizzare quel vissuto. Certo. E la centralità della persona e la spiritualità della persona sono più importanti di quello che c'è scritto su un libro. Sì. Ci aiuta anche a capire, insomma, questo che tu hai descritto poco fa attraverso quest'altra slide molto, molto carina che ci hai portato, che è anche riassuntiva di una faccialità, di una mimica che tu leggi nel volto delle persone quando ti descrivono quello che è successo. Sì, assolutamente. Vi ho portato questo perché sotto l'ansia, l'attacco di panico, quello che io dico sempre, l'ansia, l'attacco di panico è come una coperta. Ecco. Sotto ci sono delle emozioni che la persona che ha attacchi di panico o disturbo d'ansia o ansia acuta solitamente fa fatica a riconoscere o gestire ed esprimere. Ho riparato questa slide perché queste sono le 6 emozioni fondamentali. L'espressione del viso che tu dicevi è uguale in tutto il mondo. Ecco. Che ne so, la paura, che è qui, ha la stessa mimica delle persone che abitano in Europa come di quelle dell'Africa, no? All'interno della foresta. Quindi in questo le emozioni sono molto democratiche. Cioè, non fanno distinzione. No, assolutamente. Quindi quello che ti dicevo è che nella persona con attacchi di panico e disturbo d'ansia, diciamo, il percepire ed esprimere soprattutto 2 emozioni che sono la rabbia e la paura fa un po' fatica. Mm. Tu mi chiederai, ma come? La paura, cioè, la esprime direi. No, la esprime in maniera esasperata, esagerata. Mm? Mm. Anche lì è come se fosse una grandissima coperta che a sua volta copre qualcosa sotto. E di solito sotto c'è una difficoltà della persona nel gestire la rabbia. Mm. Quindi, insomma, una difficoltà di esternizzare. Sì, proprio di esprimerla. Guarda, se possiamo andare nella slide dopo. C'è un'altra, ecco, okay. L'emozione e il flusso, che è ben rappresentato da questo fiume che si crea ansia e contro ansia. Sì, allora questo è quello che mi immagino io rispetto alle emozioni. Quindi le emozioni, quelle 6 che abbiamo visto prima, sono come i fiumi. Ecco. Quindi dell'energia, dell'acqua che dalla fonte va e scorre fino alla foce. Così uguale per le emozioni, un'emozione la sento, nello specifico la sento nella pancia, ecco. Poi questa energia sale e io penso a quello che sento e mi posso chiedere perché sento, che ne so, rabbia, perché sento paura, certo, eccetera, eccetera. E poi dal pensarla la posso esprimere, quindi vado nel comportamento. Se andiamo quella dopo. Andiamo nell'altra e vediamo che cosa succede, perché quello sarebbe il corso normale, invece poi avviene qualcosa. Sì, ti faccio l'esempio precedente. Quindi io sento rabbia. Sento la rabbia perché, che ne so, ti prendo come esempio, sì. Lino, ci stai? Come no, volentieri. Perché tu hai un comportamento che io percepisco irrispettoso nei miei confronti, certo. Ok?
sento questa rabbia, quindi una rabbia di frustrazione, però a questa rabbia io gli dico inconsapevolmente, tutto inconsapevolmente. All'inconscio. Stai giù. Stai giù. Non manifestare. No, quindi stai giù, stai giù, stai giù. Tu hai questo comportamento oggi, domani, dopodomani, dopodomani ancora, e questo serbatoio della rabbia sicuramente si riempie sempre di più. Si inciccia, esatto. Diventa un pochino più cicciotto. Si inciccia mi piace, come raffigurazione si inciccia. Si inciccia, sì, ok. Poi che succede? Tu fai una sciapata, esatto. Quindi che ne so, sposti una cosa da destra a sinistra, e lì tutto quel serbatoio che io avevo accumulato esplode, ok? La fatidica goccia che fa traboccare. E che succede? Esplodendo, tu dall'altra parte vedi la mia reazione esagerata, esasperata rispetto a quello che è la situazione e mi dici, ma te Sabina c'è qualcosa che non va, sei un po', no? Ed è possibile che dalla conversazione te ne vai. Rifuggo da questa situazione di contrasto, di tensione. Sì, io che mi dico che quell'espressione di rabbia è stata un'espressione non adeguata, perché l'ho esplosa. Anzi, ci sono rimasta ancora più male perché al posto di avere un confronto tu te ne sei andato via e tra l'altro puoi pensare che io sia pazza. E ti colpevolizzi. Sì, bravissimo. Cioè la persona che solitamente soffre di ansia, di attacchi di panico, si colpevolizza. Si colpevolizza nel momento in cui esprime e afferma se stessa. Per carità, l'espressione che io adesso ho fatto è stata un'espressione esagerata. Per cui io successivamente che mi dirò? Vedi, c'ho ragione a non esprimere la rabbia. È meglio che la tiro, la tengo dentro, perché hai visto che conseguenze che ha avuto? E quindi, insomma, è quello che è la prima cosa che viene da pensare. Sì, no? A livello proprio automatico. Quindi che succede? La persona rispetto alle emozioni, come ti dicevo, soprattutto la rabbia per la frustrazione e la paura, nello specifico la paura di non riuscire a fare le cose, io con te, la mia paura è quella che tu non possa comprendermi nelle cose che ti dico. E si verifica paro paro, perché se io esplodo e inizio a dire parole, anche parole pesanti, tu non comprendi il contenuto, il messaggio, quello che voglio dirti. Quindi rispetto a queste due emozioni la persona pone delle dighe. No? Si ferma, ecco perché. Insomma, tric. Fermo. E poi che succede? Diga oggi, diga domani, diga dopodomani. Comunque, proprio perché siamo esseri bellissimi e molto complessi, il corpo ci viene in aiuto, ecco. Se ci pensi, no? Esatto. Cioè ci sta dicendo, adesso chi soffre d'attacco di panico mi manda quel paese, però attraverso l'attacco di panico è un sintomo, un segnale che c'è qualcosa che non va nella gestione delle emozioni e quindi mi permetto di volgere dall'altra parte, è come se l'attacco di panico alzasse la bandiera bianca e dicesse a me che ne soffro, oi Sabina svegliati perché io sto male, fai qualcosa. Ecco, quindi l'attacco di panico è da intendersi in questo senso, mm-hmm. Non è una patologia sintomatica a sé stante, ma è la manifestazione di un qualche cosa che è alle gambe lunghe, come si dice, no? Che viene da lontano. Bravissimo. E quindi l'attacco di panico va risolto pensando di rimuovere la causa, penso, no? Sì, di gestirla. Ecco, utilizziamo questa parola molto bella, gestire. Sì, quindi che fare? Allora, qui viene in soccorso la grafica, ancora una volta, che magistralmente la nostra regia ci propone con sapiente puntualità. Che fare? Allora, innanzitutto due che fare. Uno, il primo, mentre una persona vive un attacco di panico, esatto, come può gestirlo? Prima di tutto, proprio perché l'attacco di panico si esprime attraverso il corpo, quindi le pulsazioni, la tachicardia, la sudorazione, eccetera, eccetera, penso che sia altrettanto importante porre un freno attraverso il corpo. Uno, quindi. Respirare in maniera profonda,
Perché? Perché la persona che vive l'attacco di panico solitamente va in iperventilazione, si dice, cioè ha una respirazione molto breve. Per cui azione meccanica, prettamente, alla respirazione breve. Cercare di regolarizzare il respiro. E già questo è un ottimo elemento, perché se ci pensi, più io ho il respiro corto, meno sangue arriverà meno ossigeno arriverà al cervello. Quindi più io potrei avere la sensazione di testa confusa, di sbandamento. Quindi proprio per un'azione inversa e meccanica. Ci controlla anche il ritmo cardiaco attraverso la respirazione, no? Quindi... Sì. Dall'altro lato, quello che invito sempre a fare è sedersi. Okay. Quindi sedersi in una posizione comoda, okay? Possibilmente toccare con le mani la seggiola, la poltrona, la scrivania e fare attenzione alle sensazioni tattili, tipo è caldo, è freddo, è ruvido, è liscio, eccetera, eccetera. Questo perché? Proprio perché anche qui, da un lato si stimola il corpo ad una sensazione reale. Perché dico reale? Perché la persona che vive l'attacco di panico o di ansia molto acuta è come se stesse in una nuvoletta, ecco, immaginando la catastrofe. C'è una sorta di estraniazione dalla realtà. Sì. Ecco perché con questi due semplici elementi la persona può gestire quel momento. E questo è logico che è l'invito anche, ad esempio, ai familiari che vedono una persona che sta iniziando ad avere un attacco di panico. Quindi invitarlo a respirare profondamente, anche imitando, quindi... Certo. Uno di fronte all'altro, il viso, guardando il viso, così, e dall'altro lato invitarlo a sedersi e a toccare quello che sta sentendo. Seconda cosa, cioè secondo elemento, quando l'attacco di panico è passato. Quindi c'è un mentre e un dopo. Un post. Ok. Proprio perché l'attacco di panico o l'ansia acuta si manifestano attraverso il corpo, penso che sia importante fare una capatina dal medico. Ecco. E definire che non ci siano problemi reali, cardiaci, gastrointestinali, eccetera, eccetera. Nel momento in cui medico, cardiologo escludono la presenza di patologie, quindi di malattie fisiche, penso che sia importante che la persona si chieda quale altra origine possa avere questo tipo di certo. segnale. E se questo segnale, quindi se questi attacchi di panico poi hanno, come dicevi tu, purtroppo la capacità di limitare la vita quotidiana delle persone, penso che sia altrettanto importante che la persona si possa chiedere se questo limite gli sta bene, ecco, se è questo che vuole per la sua vita. Certo. Se la risposta è no, non mi piace, voglio di più, io... sono di parte, ecco, quindi va bene, vai, chiaro, è logico che io invito le persone ad andare dallo psicologo, andare da uno psicoterapeuta per poter approfondire questo tipo di aspetto e verificare che ci siano oggettivamente delle situazioni psicologiche ed emotive certo. che insorgono e ci sono lì presenti. Quindi in questo sono di parte. Poi ognuno può scegliere la via del proprio benessere, la palestra, lo yoga. Certo, ognuno cerca di percorrere la strada che gli viene più comoda. Assolutamente. Certo è che, insomma, dalle tue parole si è capito molto bene che tanto il sintomo ma quanto la causa è da prendere in considerazione. Sì. Con gli strumenti che vogliamo, insomma, però con l'aiuto di un psicoterapeuta sicuramente la strada la individuiamo meglio, questo può essere una guida, no? Sì. Ascolta, allora, siccome capito questo, spesso le persone non sono sole al mondo, insomma, vivono in un contesto sociale, hanno amici, hanno parenti, hanno familiari, quindi io, insomma, sapendo che questa puntata sarebbe stata imperniata su questo aspetto così sociale, questa patologia così sociale, ho fatto un po' di domande in giro, mi sono documentato, ho fatto un po', insomma, quello che è il nostro mestiere. Benissimo. Allora sono venute fuori
3-4 domande che insomma ti giro. Ok. La cosa che preoccupa più di tutti quelli che stanno vicino a una persona che soffre di attacchi di panico è: cosa faccio se una persona che mi sta vicino soffre di questa patologia? Qual è l'approccio corretto che io devo tenere? Allora, anche qui due momenti. Quindi un po' come dicevo prima, mentre vedo che la persona a me vicino ha un attacco di panico, che posso fare? Come dicevo prima, quindi permettere alla persona di uscire da quella situazione di panico il più velocemente possibile. Okay. Per cui invitarlo a respirare in maniera profonda, a sedersi comodamente, a toccare quello che sente, senza fargli mille domande, perché a volte ci può essere anche l'ansia del parente che... aiutarlo in queste manovre, sì, che lo possono svincolare, sì, da questa situazione, sì, e soprattutto anche, insomma, come ci siamo detti anche prima, non sminuire, non svilire questa cosa è forse la cosa peggiore da fare, giusto? Sì, dire no, ma in fondo non c'è niente, no, è un errore che non bisogna fare. Questo assolutamente, guarda, ti ringrazio per questo, no, assolutamente, perché come dicevamo all'inizio, la persona che vive l'attacco di panico è una delle esperienze più brutte che si possono vivere nella vita. Certo. Perché pensare di morire da lì a 4 minuti è veramente terrificante. Sminuire è come se la persona che poi vive l'attacco di panico si percepisse sminuita. Il messaggio che passa è: ma dai, ma tanto non è niente, ma no. Esatto. No, assolutamente, assolutamente. Dall'altro lato però neanche esasperarlo, no? Oddio, c'è avuto attacco di panico, cioè, ok. Penso che la gestione migliore possa essere quella di invitare la persona a riflettere su come può prendersi cura di questi aspetti, perché se ci sono, io dico sempre questo alle persone che vengono da me, se c'è un sintomo, se c'è un segnale, ha un senso, altrimenti ci sarebbe un altro sintomo, un altro segnale. Guarda, se abbiamo tempo ti faccio sempre questo esempio. Una volta andavo a Roma, in metropolitana, per la scuola di specializzazione, e in metropolitana sono rapita da un pio pio di pulcini. Ecco. Stranissimo. Mi giro, guardo, c'era un uomo tutto vestito di bianco con i guantoni da forno e aveva in mano una tranichetta con una finestrella dentro dei pulcini. Penso. Un comportamento assolutamente bizzarro. Beh, certo, da apparentemente. Sicuramente, un po' da psichiatria. Ma quello che io ho pensato è che per lui aveva un senso uscire in quel modo. Certo. Che non era simile al mio senso, sicuramente una modalità molto bizzarra di presentarsi alla società, sì, no? Diciamo un po' psichiatrica, eh? Però per lui aveva un senso, per cui, perché dico questo? Perché se una persona sente, pensa o fa quella cosa, quell'emozione, per quella persona ha un senso, altrimenti sentirebbe, penserebbe o farebbe un'altra cosa. Ecco, quindi insomma, da capire e da comprendere il perché e il significato. Sì, sì. Ti faccio un'ultima domanda, che è la cosa che più è venuta fuori chiacchierando con amici, parenti e affini, è qual è il discriminante? Cioè come si fa a capire e a distinguere tra il disturbo vero e proprio e un qualche cosa di transitorio, di passeggero? Qual è il discriminante? Come faccio a interpretare, no, una persona che mi sta vicino e che ha queste affezioni, insomma. Sì, guarda, due elementi. Uno, se realisticamente nella vita della persona, cioè se realisticamente la persona sta vivendo un momento di forte stress. Ecco. Penso che la crisi economica che stiamo vivendo ora, magari ci sono delle difficoltà a casa, tutto insieme può sfociare in una difficoltà di ansia e di attacco di panico.
dall'altro lato, l'altro elemento è se la persona vive il terrore che questa esperienza si riverifichi in un futuro. Cioè più è elevato il grado di terrore che la persona vive, più da elemento transitorio può diventare un elemento che condiziona la vita reale della persona. Cioè se io al supermercato, in questo supermercato non ci vado perché ho paura che... Quello è già... È una discriminante importante. Importante. Sì. Ok, va bene. Noi non abbiamo la pretesa di esautorare completamente questo argomento che è di una vastità infinita, però abbiamo cercato di fare una fotografia su questi due aspetti, che è l'ansia più in generale e l'attacco di panico più in particolare. Io ringrazio la dottoressa Sabina Godi, grazie per essere stata qui con noi. Spero che ci saranno altre occasioni per disquisire di questi e di altri argomenti che attraversano la nostra anima, la nostra mente. Grazie innanzitutto per essere stata qui. Grazie a voi. Bene, amici, questo era, questa puntata è estremamente interessante di Dopocena si chiude, io vi rimando alle prossime puntate. Buonasera a tutti.